Ed eccoci alla seconda parte di Amaranto World in compagnia di Fabio Barberini. Qualcuno di voi si chiederà chi è Fabio Barberini. Lui ce lo dice. Ma niente, sono un dirigente. Sei in Arezzo, per Arezzo Channel, per l'Arezzo? Ma per l'Arezzo, allora, sono un componente della commissione del Cavallino d'Oro del quartiere di Porta Santo Spirito, e quindi insomma sono già diversi anni che ne faccio parte insieme a Francesco Ciardi, che è il presidente, e a Stefano Turchi, che è l'altro componente della commissione. Quindi avete capito, il Cavallino d'Oro, quel premio che si dà al miglior giocatore amaranto a fine stagione e che diciamo è organizzato dal quartiere di Porta Santo Spirito, vede una commissione di tre esperti, chiamiamoli, comunque tifosi storici dell'Arezzo, che sono quelli che danno i voti e poi alla fine decidono chi vince il Cavallino d'Oro. Cavallino d'Oro che ha un albo prestigioso, direi, è stato vinto dai migliori giocatori che ha avuto l'Arezzo. Facci qualche esempio. Ma è stato vinto da Bruscato, i portieri ne hanno vinto tantissimo, da Orsi, Pellicano, anche gli ultimi, l'anno scorso ha vinto Sabatino, 2 anni fa Moscardelli, insomma Serafino, insomma, tanti grossi giocatori. Insomma. Ma il Cavallino Amaranto non è che diciamo si vede soltanto alla conclusione, ma si segue anche durante l'anno, tant'è vero che settimanalmente viene aggiornata la classifica sulla base dei voti che questi tre signori attribuiscono ai calciatori. Per esempio in questo momento chi c'è? C'è il portiere Pilagotti, seguito dal suo quasi omonimo Pilagatti, quindi insomma no, siamo messi bene. No, quest'anno tra l'altro sarà una bella battaglia. Sarà una bella battaglia perché sono tantissimi giocatori ad oggi meritevoli di essere in testa al Cavallino, quindi insomma. Pelagotti e Pilagatti non sono due giovanissimi, ma abbiamo dei giovani, perché bisogna fare una nota: l'Arezzo ne fa giocare 5 a partita titolari praticamente, qualche volta è successo anche 6 come contro la Pro Vercelli, e quindi hanno particolare merito anche questi ragazzi sull'andamento generale della squadra. Ci sono appunto dei giovani che meriterebbero certo ad oggi un premio. Vedremo alla fine, ma insomma io parlo dei vari Pinto, per esempio, cresciuto enormemente dalla prima apparizione, ma evidentemente i tecnici ci avevano visto qualcosa di importante. Pinto, Basit, Sala, Buio, insomma sono giocatori che giovanissimi, devo dire quelli che ho citato io, che stanno dando una risposta eccezionale sia caratterialmente che nel gioco. Assolutamente sì, ma l'alchimia giusta per poter essere a degli ottimi livelli come l'Arezzo quest'anno è di avere i giovani bravi. Chi ha i giovani bravi sicuramente alla fine vincerà o comunque lotterà fino alla fine, e l'Arezzo è una di queste. Ma infatti un esempio che faceva il collega Andrea Vato nel servizio che ha fatto per Teletruria dopo la partita di Piacenza, l'Arezzo ha sempre più giovani rispetto agli avversari, parlo degli avversari di pari livello in questo momento chiaramente. Sì, sì, questo è un dato di fatto assolutamente inconfutabile. Andrea ha ragione, ma ripeto, l'Arezzo ha tanti giovani veramente molto bravi che entrano, fanno i titolari, entrano la partita in corso, danno anche la svolta alle partite, quindi questa è sicuramente la formula giusta per rimanere ad alti livelli per tutto l'anno. E poi abbiamo incontrato delle avversarie veramente forti. Nelle ultime 4 partite noi abbiamo avuto una serie incredibile, c'era da pensare di fare 0 punti e invece siamo riusciti a farne 10, che è un altro andare, nonostante che abbiamo lasciato qualche punto per strada. Ma in realtà, come dicevo con Paolo Casalini prima, sì, è vero che abbiamo lasciato forse qualche punto per strada, ma è anche vero che lo stesso Piacenza ha lasciato punti per strada facendosi, diciamo, infilare su recuperi
che provengono dai loro errori. Eh beh, certo, però per esempio la partita di domenica siamo stati molto bravi noi a dover a recuperare dei palloni e poi siamo stati bravi e cinici ad andare a concludere, insomma, quindi questa è la dimostrazione di essere una squadra veramente forte, che sa quello che vuole, che è organizzata bene dall'allenatore dal canto, a cui va dato, secondo me, vanno dati tanti meriti. E ora stiamo viaggiando anche, non dico nell'aria dell'entusiasmo, perché mi sembra anche dalle dichiarazioni che sento che comunque sono tutti giocatori con i piedi ben piantati in terra, e questo è molto positivo, quindi sicuramente una squadra che durerà nel tempo. A proposito di calciatori, bisogna anche dire che dal canto proprio sta gestendo non solo la crescita di quelli che normalmente vanno in campo, ma anche l'inserimento di quelli che da dietro piano piano stanno crescendo anche loro, ma fuori dal campo, perché naturalmente abbiamo una squadra che va molto bene, è difficile sostituire molti elementi. Però è chiaro che vediamo che Zini si sta inserendo piano piano. Zini è un ragazzo che ha però grandi doti e che va fatto crescere naturalmente, e vediamo che dal canto ne gestisce l'inserimento. Vediamo lo stesso Checchi, che tutti abbiamo pensato che fosse una specie di alieno messo in campo, ma nel secondo tempo della partita che ha giocato a Novara è stato invece uno, insomma, che si è integrato bene nel gioco della squadra. Ma hai ragione, ma dal canto, a parte che viene dal settore giovanile della Juventus, ha allenato a Primavera, quindi sa come gestire sicuramente i giovani, ma è impensabile rimanere a grandi livelli in Lega Pro se non, se, puntando solo su 12 o 13 giocatori. Deve avere l'abilità e la bravura di poter gestire 17 giocatori, diciamo, intercambiabili, che ti danno le stesse garanzie di quelli che domenicalmente partono titolari. È evidente, noi abbiamo una rosa anche molto ampia, e però anche questo è un segnale che lo staff tecnico sa gestire il gruppo, perché a volte avere 32 persone che si allenano tutti i giorni non è mica facile. E ha saputo anche scegliere, perché insomma non è facile andare nel panorama giovanile italiano e sapere scegliere i giocatori giusti, quindi questo va merito alla dirigenza, che comunque ha determinato le operazioni di mercato. Pieroni sicuramente in accordo con Testini, con, e con Dal Canto stesso, oltre che con la proprietà, indubbiamente ha messo su un gruppo che c'è poco da dire. In questo momento forse non c'è neanche da chiedere inserimenti, perché se continua così... Le ultime partite abbiamo fatto 2-2-2-3 gol. Sì, no, questo è vero, insomma, all'inizio dell'anno mi ricordo, insomma, i commenti erano quelli che comunque ci mancava una punta da 10-15 gol, insomma, però ritengo che ad oggi è stata gestita nel miglior modo possibile tutta la rosa, e quindi possiamo andare avanti anche così. Abbiamo addirittura segnato un bel numero di gol ultimamente, anche in assenza per esempio di Belloni, che per noi può diventare un giocatore importante, e spesso anche di Cutolo, quindi insomma abbiamo buone speranze. Grazie per la disponibilità, Fabio. Grazie. Noi andiamo in pubblicità e ci vediamo subito dopo.